Ciao Luana, ciao Sonia, oh, siete tantissimi amici, mi state seguendo, bellissimo anche chi mi segue dalla Sicilia. Ciao Jacopo, ciao Michael, Mariuccia e Andrea. Bene, ho deciso di iniziare questi mini corsi un po' per sdrammatizzare il periodo che stiamo un po' vivendo tutti. Saranno una serie di mini corsi che verranno fatti quasi tutte le sere, poi vi manderò un calendario più dettagliato, dove parleremo di fotografie, pillole di fotografie. Vogliono essere mini corsi, dove andrò a spiegare un po' dei trucchetti sulla fotografia, un po' le basi, un po' qualche trucchetto avanzato, poi vediamo di costruire insieme questo percorso. Quindi se avete dei consigli, se avete consigli da darmi, argomenti di cui parlare, volete approfondire gli argomenti, fatemi sapere che vediamo di organizzare. Ciao Luca, da Senigallia, mi piace anche lui. Ciao zio Pino. Ciao Leonora, da quanto tempo? Ciao Sonia. Allora, sto per salutare tutti, non faccio più la lezione, quindi direi di iniziare. Questo è un piccolo corso per iniziare a utilizzare Lightroom. Prima di parlarvi di come si utilizza Lightroom, vi spiego perché ho deciso di spiegare Lightroom. Lightroom è un programma della famiglia di Adobe, come molti di voi conosceranno Photoshop, per chi fa video, Premiere. Adobe nasce un pochino dopo, anche se esiste da più di 10 anni, è uno dei programmi meno conosciuti per la post-produzione fotografica. In effetti non si occupa di post-produzione, ma di sviluppo fotografico. È uno dei pochi programmi che esistono al mondo non distruttivo. Cosa vuol dire? Se voi prendete in mano un qualsiasi programma che sia Word, Excel, qualsiasi programma che utilizzate giornalmente, nel momento in cui fate il schiacciate il tastino salva, cosa succede? Il file precedente viene cancellato, viene solo trascritto dal nuovo file. Lightroom invece vi permette di mantenere il file originale inalterato, invece vedo che state seguendo tantissimi, mi fa piacere. Invece i file che sono originale inalterato e il file finale non è altro che un file secondario. Andiamo a vedere un po' qual è la logica di questo programma. Mi alzo e vado dal bagno e provo a spiegarvi. Allora, eccoci qui. Voi tutti quando fotografate, non fate altro che con la macchina fotografica fare un click e quindi creare un file. Vedete tutti i file, faccio un po' più grande. Voi tutti create un file immagine, giusto? Un file immagine che vedete tranquillamente al vostro PC sullo schermo della macchina fotografica. Se avete domande, ciao Franz, ben arrivato, ciao Sara, ciao Umberto. Quindi fate tutti un file immagine. Questo file immagine può essere o un file RAW o un file JPEG. Ok, questi due file hanno la particolarità di essere uno un file grezzo e il secondo invece un file che viene chiamato un file finito, un file che voi potete utilizzare tranquillamente per mandare stampa, per caricarlo sui social, piuttosto che modificarlo. Invece il file RAW, che è il file grezzo che può essere creato solo dalla vostra macchina fotografica, è un file che deve essere invece manipolato, deve essere modificato e poi in un secondo momento essere trasformato in JPEG. Quindi il passaggio che andremo a fare, consiglio che do a tutti i fotografi, è di scattare il RAW e poi trasformare in un secondo momento il file in JPEG. Il perché il file RAW è meglio del JPEG è perché pesa di più, perché di questo processo magari lo spieghiamo in un secondo video. Quindi noi partiamo da un file immagine. Ok,
Questo fa immagine, lo mettiamo nel nostro PC. Giusto? E da qui ci andiamo a fare le modifiche con i nostri programmi. Finora cosa avete fatto? Finora avete preso i vostri file, li avete caricati sul PC, piuttosto per chi ha il modulo Wi-Fi caricati sul cellulare, sul tablet, e poi li avete direttamente mandati online piuttosto che mandati in stampa. Bene, con un file RAW, ricordo che noi lavoriamo con un file RAW, tutto questo non è possibile direttamente, il file RAW deve essere convertito in JPEG. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un file RAW, lo passiamo nel PC e grazie al programma Lightroom possiamo modificare il file come vogliamo, quindi andiamo a fare proprio uno sviluppo dell'immagine, andiamo a migliorare quella che è l'immagine iniziale. Dopodiché, questo file da Lightroom, questo file mi tira fuori un JPEG. Leggi varie dimensioni. Queste varie dimensioni possono essere dimensioni. Ciao Giulio, queste dimensioni possono essere. Qualsiasi possa essere dei file molto piccoli da caricare online piuttosto che dei file molto pesanti che sono andati in stampa. Qual è il processo importante? Il processo importante è quello di prendere questo file RAW e importarlo dentro Lightroom. Per chi mi sta seguendo da adesso, volevo fare la diretta con l'altro programma di Facebook per poter condividere lo schermo. Purtroppo non è partito il video, è partito solamente l'audio. Sono dovuto tornare alla versione precedente di Facebook. Ciao Cristina, grazie per lavorare in ospedale per noi, grandissima. Ciao Ivan dalla Spagna. Quindi non mi permette di condividere con quello schermo, quindi viene molto difficile riuscire a spiegare quello che è Lightroom, quali sono i processi dentro Lightroom senza condividere lo schermo di Lightroom. Quindi sto cercando di fare una spiegazione sulla lavagna abbastanza semplice e capibile da tutti. Quindi vi chiedo un attimo di pazienza e domani spero di riuscire a fare la lezione proprio di impostazione su Lightroom. Quindi se avete domande su quello che è le immagini, Facebook, come caricarle su Facebook o altro, ditemi che adesso proverò a rispondervi. Torniamo a me. Il mio file RAW, scattato dalla macchina fotografica, deve essere importato in Lightroom. Con Lightroom posso andare alla finestra di sviluppo e attraverso diversi cursori che vi farò vedere domani, vi farò vedere domani, grazie Franz, vi farò vedere come avviene questo sviluppo, quindi tutte quelle modifiche che devo fare a un'immagine per andare a migliorare quelle che sono le ombre, il contrasto, l'esposizione e magari se riusciamo con un po' di fantasia inserire quei filtri personalizzati per le proprie foto per poter migliorare l'immagine un po' come i filtri che utilizzate per Instagram, giusto? Due chicche per aiutarvi. Anche perché spesso i filtri che si trovano online, che si possono scaricare online, sono dei filtri che vanno bene solamente per quegli prodotti, perché sono filtri che funzionano bene su chi ha scattato quel tipo di immagini. Quindi, una volta fatto il mio sviluppo, quindi uno sviluppo della mia immagine che andrà a modificare tutti questi parametri in più messo aggiungo dei filtri, vado a fare quella che è l'esportazione. L'esportazione è un processo molto importante perché molti dicono, ma l'immagine che io utilizzo
Quindi immagina che io prendo e metto dentro Lightroom e modifico, quindi faccio tutto il mio sviluppo, vado a controllarmi di nuovo le ombre, le luci, il contrasto, la chiarezza, piuttosto che vado a raddrizzarmi le curve o quant'altro. Poi non va bene così, no, non va bene, perché è un file molto grosso. Calcolate che è un file che è a pieno formato di quello che è il sensore della vostra macchina. E quindi mediamente per le macchine che esistono adesso siamo intorno ai 3000 pixel per 2000 pixel. Dipende cosa devo fare. Se devo utilizzare questa immagine per mandarla in stampa, potrebbe andare bene. Attenzione, potrebbe andare bene. Se un'immagine che invece devo utilizzare per mandarla, caricarla sui vari social, invece deve essere ridimensionata, deve essere rimpicciolita. Molti di voi potrebbero dirmi, sì, ma che scopo ha avere un'immagine molto grande per poi doverla rimpicciolire per caricarla su internet, su Facebook, piuttosto che sul mio sito, piuttosto che mandarlo tramite anche WhatsApp. Per WhatsApp ho una chicca che ho scoperto tra l'altro l'altro ieri su come mandare le immagini senza che queste vengano compresse e quindi vengano modificate. Vedo che mi state seguendo in tantissimi, grazie, grazie mille. Quindi abbiamo sviluppo e quindi abbiamo esportazione. Quindi qual è la differenza tra un file molto grande e un file molto piccolo? Perché lavoro con un file grande? Lavoro con un file grande per il semplice motivo che in questi giorni molti di voi si stanno dedicando alla cucina. Sono lì che vedo foto di pizze, vedo foto di pane, vedo foto di chiunque sta dando il meglio di sé in cucina, creando molti dolci, molto materiale da forno. Quindi, cosa succede? Succede che se io ho a disposizione poca farina, grazie Cristina. Poca acqua, poco materiale con cui impastare, fare l'impasto per creare il panino, piuttosto che per creare il pane, la focaccia o la pizza, capite che il risultato finale sicuramente sarà pessimo. Se invece ho a disposizione tanto materiale, quindi un file molto grande, e mi permette di amalgamare bene tutti i parametri che ho all'interno, quindi le mie luci, le mie ombre, i miei colori, di poterli stendere come voglio, di poterli comprimere come voglio, senza che questi si alterano, capite che poi il risultato finale sarà migliore, anche se poi va di questo il file molto grande va a prendere dei file molto piccoli. Quindi il mio consiglio è sempre lavorare in RAW, quindi avere un file grezzo, dopodiché esportarlo per quello che serve. E cosa succede però in tutto questo processo fino al mio JPEG finale? Vedete tutti i JPEG, sì? Il mio JPEG finale. Cosa succede in tutto questo processo al file originale? Non succede assolutamente nulla. Cioè, io prendo il mio file originale, lo metto nel PC, lo importo dentro Lightroom, tutte le modifiche che io vado a inserire dentro Lightroom, tutte, rimangono dentro la libreria di Lightroom. Libreria. Quindi io importo poi la mia foto con le modifiche che mi servono, quindi avrò un file nuovo, più piccolo, più leggero del file originale, lo utilizzo, la cancello, la mando in stampa, di questo file posso fare tutto quello che voglio, ma il mio file originale è rimasto inalterato. Come processo ci siamo? Come funziona? Poi vediamo domani come funziona Lightroom nel dettaglio con sperando di far partire la diretta nel modo giusto. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno di un file avete domande, sono qua, scrivete pure, che poi vi rispondo. Grazie Marco, è una crack, è più bravo in cucina. Allora, cosa
c'è all'interno del mio file. All'interno di un mio file, d'accordo? Quindi tutti quelli che sono le nostre informazioni, file immagine, tutte informazioni che sono, vi ricordo, una serie di numeri, 010101, una serie di numeri binari, quindi quando parliamo di immagine parliamo di numeri binari. Cosa ho all'interno di questa immagine? Nella mia immagine ho la parte, prima parte dell'immagine. Immagine. Che sicuramente occuperà una buona parte del mio file. D'accordo? Quindi ipotizziamo, facciamo con rosso, che tutta questa parte sia occupata dal mio file immagine. Di tutto questo, cosa abbiamo? Abbiamo poi una parte libera che è occupata dalla miniatura Questa miniatura non è nient'altro che l'anteprima che vedete quando guardate lo schermo l'immagine, quindi un file ancora caricato. O quando state, o lì la miniatura che vedete nell'anteprima del desktop dell'immagine quando scorrete la vostra bella cartella. Dalla miniatura abbiamo un'altra parte libera. La parte libera sono tutta la parte di informazioni chiamati dati EXIF, ok, o metadati. Questi metadati non sono nient'altro che tutte le informazioni che abbiamo nel nostro file. Queste informazioni sono la data di scatto, con che macchina abbiamo scattato, chiamare Grazia, a che ora abbiamo scattato, il nostro nome e cognome con il copyright se abbiamo inserito all'interno del file all'interno della macchina, nell'appositaria, il nostro nome e cognome, il nostro copyright, con che obiettivo, tutti i dati del file. O in più possiamo aggiungere, poi vi farò vedere domani con l'altro, quelle che sono le informazioni importanti per andare a digitalizzare, per andare, scusate, a indicizzare il vostro file all'interno sia del vostro PC, ma soprattutto di Google. Perché se voi prendete un'immagine su Google, cercate leone, Google non va a vedere tutte le immagini una a una e uno scopre quali sono le immagini che sono sopra il leone. Non fa nient'altro che a prendere questa parte qua dell'immagine, se all'interno di questa immagine c'è scritto leone, allora prenderà l'immagine e ve la proporrà all'anteprima del vostro schermo, della vostra ricerca. Se invece voi qua non scrivete niente, Google non saprà mai che cosa c'è all'interno di quell'immagine. Quindi è molto importante quando andiamo a importare le foto, andare a inserire, il nostro intento ovviamente è quello di andare a prendere questa foto e andarla a pubblicare online, quello di inserire all'interno dei metadati. Questi metadati mi permettono poi di andare a vedere queste immagini tramite Google oppure tramite la ricerca interna del computer oppure la ricerca di Lightroom. Bene, io penso di avervi detto tutto quello che era il che mi di dirvi oggi. Mi dispiace non farvi vedere ancora il programma Lightroom, ma purtroppo ho avuto un problema tecnico, non riesco a condividere. Se avete domande, sono qua a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Se avete idee, se avete proposte su altri argomenti potete trattare. Iniziano le prime domande. Allora, Giulio mi chiede, ma i metadati li inserisco quando esporto l'immagine? Allora, i metadati possono essere inseriti o all'inizio quando le importi, quindi vai nella parte iniziale di libreria, ti seleziona una foto o più foto, nella cartellina di destra vedrai che ho inserito parole chiave e metadati.
inserire lì tutte le parole che ti servono. Quindi lo vai a inserire prima. Nel momento in cui esporti, quando fai la file esporta, all'interno poi del riquadro esportazione, prendi, quando ti dice cosa fare con i metadati, tu gli dici inserisci tutti i metadati, oppure si possono cancellare. È molto importante mantenere i metadati, quindi inserirli prima per poi averli. Maurizio chiede, quindi sarebbe come dare dei nomi alle foto. Non è il nome della foto, quindi non è quello che noi vediamo la foto con sottoscritto il nome, quindi nome della foto, punto JPEG, numero della foto, punto JPEG, ma è qualcosa all'interno della fotografia metadato che non si può vedere, o meglio, si può vedere in che modo? Quando prendete l'immagine qualsiasi del vostro desktop, della vostra raccolta, della vostra. Cliccate col tasto destro, andate a vedere proprietà. Quando andate in proprietà, lei vi dirà poi tutti quelli che sono i dati all'interno, quando è stata scattata, come è stata scattata, con che macchina è stata scattata e quant'altro. I metadati invece sono all'interno del file e quindi bisogna andare a inserire prima. Se voi invece prendete questi file e li caricate su Facebook, nel momento in cui li caricate su Facebook, Facebook vi taglia tutti questi metadati. Prendete la foto, la tirate fuori da Facebook, non ha più nessun metadato, quindi non saprete mai quali sono i dati di questa fotografia qua, quindi come è stata caricata, con che macchina è stata fotografata, il giorno e quant'altro. Lo stesso succede con WhatsApp, nel momento in cui trasmettete un'immagine da un amico, un telefono, un altro. Come le divideresti già per categoria, giusto? Adesso Simone risponde alla tua domanda. Se invece volete mandare su WhatsApp, questo ripeto, l'ho scoperto anche l'altro ieri, su WhatsApp un file inalterato, quindi un file dove mantiene sia che non viene compresso per l'invio, quindi l'immagine non viene, scusate il termine, sminchiata dal software, quindi mantiene tutte le sfumature, sia avere tutte le informazioni che vi servono, prendete l'immagine e la inviate come documento. Quindi se dovete mandare un file a un amico, una foto all'amico o a me per stampare, non inviatelo mai come immagine, ma sempre come documento, in modo da non alterare quello che è il file, tutta in modo che la foto non venga nessuna compressione. Simone, come le divideresti già per categoria, giusto? Esatto, Simone, mettendo quelle che sono le parole chiave dell'immagine. Quindi, non so, faccio un matrimonio all'interno dell'immagine, ti inserisco oltre che i miei dati, quindi il mio copyright, il luogo dove sono stato, il nome degli sposi, ti inserisco anche abito bianco, sposa, wedding, sposo, cerimonia, in modo che in un secondo momento, se ho bisogno di recuperare tutte le foto dove ci sono l'abito bianco della sposa, mi basterà scrivere sul mio computer dentro Lightroom abito bianco e mi trovo tutte le fotografie con l'abito bianco. Ciao Concetta, ciao Eleonora. Imi, come le devo inviare a un amico? Per inviare una foto a un amico tramite WhatsApp, per evitare che venga compressa, quindi venga rovinata, devi inviargliela come documento. Invece di quindi, cliccare sull'immagine a forma di fotografia, clicchi sul pulsante a forma di documento. Maurizio, ok, quindi i metadati rimangono finché rimangono in archivio. E i metadati, no, Maurizio, i metadati poi vengono anche memorizzati nel momento in cui esporti e rimangono all'interno del file. Quindi a quel momento vengono tranquillamente caricati sui metadati dei file. Vi chiedo un attimo che prendo una goccia d'acqua e arrivo e rispondo anche a Giorgio che mi chiede catalogo e libreria cosa sono. Eccomi qua. Ciao Stefano, direttamente da Milano, grande. Allora, Giorgio, catalogo e libreria cosa sono? Catalogo e libreria sono la stessa identica cosa, o meglio, come catalogo si intende quella che è la libreria di Lightroom, quella dove noi andiamo a catalogare, a memorizzare tutti i file.
Quindi cosa prendo? Ciao Claudia, torno un attimo, rispondo anche a te. Quindi cosa succede? Io posso avere più cataloghi all'interno del mio PC. Quali sono i pensieri, le filosofie di pensiero in questo ambito? Quindi il catalogo, faccio un passo indietro, il catalogo dove memorizzo, okay, non le foto, faccio un passo indietro e faccio un disegno. E magari accendo una luce. Ok, penso che mi vediate meglio. Allora, il momento in cui io prendo una foto, ok, la inserisco dentro Lightroom, la carico dentro Lightroom, Lightroom cosa memorizza di questa immagine? Lightroom non carica la foto, ok? Lightroom non gli interessa dove la foto in sé, gli interessa semplicemente dove si trova la foto, che noi chiamiamo tag, okay? Un po' come prende l'indirizzo della foto. Dove io ho salvato la foto? Se io l'ho salvata sul mio disco esterno, se l'ho salvata dentro il mio PC, se l'ho salvata dentro la cartella immagini, se l'ho salvata in un'altra cartella. Quindi memorizza la posizione. Memorizza l'anteprima. Prima, vi ricordate la anteprima che ho detto prima, la parte di immagine piccolina? Ok? E memorizza tutte quelle che sono le modifiche che ho da fare. Tutto questo viene memorizzato in automatico. Una volta che io esporto questo file con tutte queste modifiche. D'accordo? La libreria serve per gestire il catalogo. Ci sono diverse filosofie di pensiero. C'è chi come me si mantiene un catalogo per tutta la vita, quindi un catalogo che dal 2010, anzi penso prima al 2008, mi segue, più dal 2008 io continuo a aggiornare questo catalogo. C'è chi invece divide il catalogo per anni o per lavori importanti. Quello dipende da voi come siete più pratici. Comunque, se volete approfondire questi argomenti, possiamo benissimo organizzare dei mini altre sessioni. Quindi, Giorgio, spero di averti risposto. Claudia, con Lightroom posso modificare anche le foto in formato non RAW? Certo, con Lightroom si possono modificare tutti i formati di fotografie. Assolutamente sì. Consiglio il RAW perché ha una maggiore capacità di modifica, però si possono trasformare fotografie in JPEG. Maurizio, che però non posso più vedere una volta esportati. Esatto, Maurizio, mette andati, non li vedi più una volta esportati. Io prima, però quando un motore di ricerca ti aiuta sicuramente a indicizzare il file. Ok, Simone, se Lightroom mi dice che non riesco a caricare un catalogo perché la versione usata attualmente di Lightroom è troppo vecchio, come posso fare? Catalogo perché la versione attuale di Lightroom è troppo vecchio. E lì devi scaricare un Lightroom più moderno. E ti spiego qual è il problema. Il problema è che se non abbiamo dei file RAW che sono nati. Quindi le macchine fotografiche che sono nate dopo la versione di Lightroom che state utilizzando, capite che Lightroom non ha i codici RAW dei file che sono appena nati. Ok? Quindi dovete continuare ad aggiornare i vostri programmi. Lo so, è una spesa, ma purtroppo, ciao Cristina, purtroppo dobbiamo affrontare se vogliamo essere aggiornati, perché le macchine poi escono, ogni anno escono macchine modelli nuovi ed è una. Come dico sempre alle lezioni, la fotografia è un buco nero, quindi rischiamo di. Nella fotografia vanno dentro tanti, tanti, tanti di quei soldi che non immagino neanche. Altre domande? Vediamo se mi sono perso qualcosa. Ciao Concetta. Ok, ho risposto a tutte le domande.
Tornando al catalogo di Lightroom, quindi all'archivio, quello che consiglio sempre è avere un archivio molto semplice, diviso per anni, per lavori, e soprattutto per chi come me lavora con un portatile, quindi non ha possibilità, di aggiungere hard disk alla PC, consiglio di lavorare con gli hard disk esterni e soprattutto di prendere i lavori vecchi e spostarli sui hard disk esterni. Però cosa succede nel momento in cui sposto i lavori o le foto, anche per sbaglio, sposto le foto in una posizione diversa da quella che ho memorizzato all'inizio su Lightroom? Lightroom dice: attenzione, è impossibile trovare file. Quindi lui sa benissimo che in quella posizione c'è un file, ti fa vedere l'anteprima, ti fa vedere le modifiche, ma non trova il file originale su cui lavorare. Quindi voi andando a cliccare sulla libreria a tasto destro, gli date il nuovo percorso. Quindi se avete spostato i file sul disco esterno, gli darete il nuovo percorso sul disco esterno. E per lavorare su quelle foto dovete andare a lavorare sul disco esterno. Simone. Sì, un'altra sessione di gestione archivi. Ok, sì, sicuramente faremo gestione archivi, ne parleremo sicuramente. Quindi è uno degli argomenti che andremo a fare più avanti. Quindi ci siamo su come un po' gestire Lightroom. All'inizio non è semplice, è un po' macchinoso, ci vuole un po' di pratica, ma vedrete che in breve tempo troverete Lightroom molto veloce e non potete più farne a meno. Anche perché Lightroom è uno dei pochi programmi che riesce a sviluppare i file RAW, se lavoriamo con file RAW. Photoshop, che magari faremo qualche piccola lezione anche su Photoshop, non permette di modificare le immagini con la stessa potenzialità di Lightroom. Photoshop è molto più potente, permette di fare delle fotomanipolazioni estreme, si possono veramente creare il tutto dal nulla, ma sicuramente Lightroom per noi fotografi è un programma molto molto più avanzato e molto migliore. Vediamo se arriva qualche altra domanda. No, Fabrizio, mi è arrivato. Armando, da quanto tempo? Ciao Beppe. Allora, una cosa che abbiamo che inserito adesso da ieri, che parte proprio da oggi, è la possibilità di fare, visto che per l'emergenza coronavirus non possiamo vederci di persona, non possiamo vederci solamente online. Sì, Maurizio, fai pure con la domanda. Quindi, Franzo, ti rispondo dopo. Quindi, una cosa che ho inserito adesso, proprio adesso in questi giorni, visto che non possiamo vederci, sono delle lezioni one-to-one che possiamo fare tranquillamente seduti da casa nostra, direttamente in pigiama, cioè con anche molto informali, dove invece di utilizzare il prezzo pieno, che è un argomento utilizzo di 35 euro l'ora per fare le lezioni one-to-one, il prezzo viene abbassato a 19,90 per questo periodo. La prima ora di lezione offerto da noi. Se avete altre informazioni, fatemi sapere e lì possiamo veramente approfondire tutto quello che serve. Come volete, il corso viene veramente adattato a voi. Ciao Beppe. Allora, Maurizio, vai pure con la domanda sulle foto. Franz, meglio LR o Capture One? Meglio Lightroom Capture One. Sinceramente non ho mai utilizzato Capture One, quindi non so dirti, qual è meglio. Io mi trovo benissimo con Lightroom, ci lavoro da anni, so dell'esistenza di alcuni programmi open source che sono gratuiti, però ovviamente su questo dovremmo un attimino fare una ricerca un attimino più ampia.
Grazie Beppe per rispondere a Claudia. Maurizio, se ho per errore fatto una foto con il flash e mi sono reso più chiaro una parte della foto, riesco a omogeneizzare la foto? Ciao Andrea, ciao Barbara, ciao Luca. Allora, sì Maurizio, se prendo una... Se mi fate una foto col flash e una parte non è più chiara dell'altra, posso... Allora, non sono programmi che fanno miracoli, aiuto tantissimo, non fanno miracoli. Posso andare a sistemare la foto? Sì, ciao Michele. Sì, posso andare a sistemare la foto. Come? Semplicemente prendendo la parte immagine più, scusate, più chiara in questo caso, posso mettere o un filtro graduato in modo che mi va a scurire, oppure vado a giocare con i pennelli in modo che vado a scurire. O gioco sul cursore luci in modo da scurire solo quella zona lì, quindi la zona di alte luci, oppure una modifica molto più invasiva è quella di utilizzare Photoshop. Utilizzando Photoshop si riesce sicuramente a creare diversi livelli, lavorare sulle curve in quella zona specifica. Ciao Barbara. Quella zona specifica e riesco a sicuramente a scurirla, però non fanno miracoli. E se una foto è uscita male, purtroppo, ragazzi, una foto è uscita male, questi programmi servono ad aiutare. Piuttosto, lo so, magari sono foto importanti, sono foto di famiglia che hanno un certo valore, vogliamo ottimizzare al massimo, ma consiglio sempre se c'è la possibilità, di fare un secondo scatto migliore. Però sì, si può sistemare, ma non si fanno miracoli. Ok, Giorgio chiede: come preferisce cliccare le foto con i tag? Allora, sicuramente in modo molto semplice. Okay, quindi vado a mettere la, insomma, matrimonio, se stil live, con l'oggetto inserito. Quindi tutti quelli che sono tag molto semplici da ricordare. E il luogo, se c'è un luogo. Quindi tutto quello che aiuta a ricordare quelle fotografie lì. Non starei molto specifico, a meno che nome del cliente, se c'è il nome del cliente, in modo da trovarlo, a meno che non si lavora con, non so, con cose particolari. Mi viene in mente lampadari gialli, lampadari rossi, lampadari neri, allora devo andare a specificare il colore lampadari, però devo, anche lì, dipende sempre dal lavoro che facciamo, dalla situazione, non c'è mai il meglio. Per tutto c'è il meglio per la specifica situazione. Franza ha i filtri graduati, anch'io mi ha salvato sempre la vita. Se la foto è bruciata, ovviamente. Esatto. Se la foto è bruciata, è sempre bruciata. Ovviamente, se hai una zona completamente bruciata, come qua, che è bianca, non ci sono informazioni. Non ci sono informazioni, non puoi fare niente. Per quando provi a tirare giù le informazioni, qua uscirà una zona grigia, grigia e brutta da vedere. Quindi, ebbene, trasformare una fotografia uscita male a colori bianco e nero non è la soluzione. Provateci, ma non è la soluzione. Vediamo se ci sono altre domande. Ok, allora Maurizio, prova a tirare giù le informazioni con la zona luce di Lightroom, prova a tirare giù le informazioni e vedi cosa esce. Sicuramente ti può aiutare. Vediamo se ci sono altre domande. Bene, allora. Io quindi direi domani di fare una lezione su Lightroom, facendolo partire, vedere come funziona, quando riuscirò a condividere lo schermo, come funziona, come si possono inserire le immagini, come si possono sviluppare. Quindi andiamo a vedere tutto il processo che abbiamo fatto oggi, più aggiungiamo qualcosina e andremo anche a vedere quelli che sono i filtri che possiamo adattare a noi per... tipo filtri Instagram per aiutare a sviluppare le immagini. Bene, ci sono altre domande? Ancora un paio di minuti e direi per stasera va bene così.
Ciao zia, grazie per seguirmi. Vediamo se mi sono perso delle domande. Domani sempre alle 18. Domani sempre alle 18, se avete altre preferenze di orari, se avete argomenti che volete consigliare, a cui volete che parli o altro, fatemi sapere. Scrivendomi sotto, mandandomi messaggi, i miei contatti li avete, so, come sapete, sono sempre a vostra disposizione.